firma a Palazzo Balbi, il governatore Zaia ha indetto ufficialmente il referendum sull'autonomia del Veneto il prossimo 22 ottobre. E il 22 ottobre potrebbe essere anche la data del referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, l'annuncio del vicepresidente Veneto Forcolin. La CGIL ha depositato un esposto alla Corte dei Conti contro l'istituto contrattuale delle cosiddette idee vincenti, si ipotizza il danno erariale. Stanchi di una situazione al limite, un altro folto gruppo di mestrini si è unito dando vita ad un nuovo comitato contro l'illegalità, il comitato Via Piave Trento Piraghetto. Alla tradizione della festa di San Marco si è aggiunta quella delle polemiche tra questura e indipendentisti sul raduno. Il delegato comunale è giusto, la politica non c'entra. Grandine sul radicchio di Chioggia, a rischio il 35% della produzione, come 17 anni fa colpite le principali zone di produzione. Domenica storica per il Mestre Calcio, che si è guadagnato la promozione in Lega Pro. Il presidente Serena, forza Mestre, grazie a tutti. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura abbiamo la politica. Il 22 ottobre l'ha annunciato il governatore veneto Luca Zaia e la data per il referendum. Con la firma del decreto di indizione delle urne si parte ufficialmente, i veneti sanno che ormai è certo, il 22 ottobre 2017 dalle 7 del mattino alle 11 di sera si andrà a votare per il referendum per l'autonomia del Veneto. Il dado è tratto. Con la firma a Palazzo Balbi del decreto di indizione delle urne, il presidente veneto Luca Zaia ha chiuso il percorso istituzionale che porterà al referendum sull'autonomia il prossimo 22 ottobre. Una data simbolica, a 151 anni esatti dal plebiscito di annessione del Veneto all'Italia. La nostra sarà una celebrazione al contrario, spiega il governatore, per ritornare paroni a casa nostra. Paroni a casa nostra significa che possiamo diventare come Trento e Bolzano, il percorso sicuramente sarà impervio, non sarà facilissimo, però la base per la trattativa è il referendum, senza il referendum non si va a trattare. Una risposta a quanti dicono che la consultazione non era necessaria per aprire la trattativa col governo. Io auspico che ci sia dibattito, che sia civile, che non sia l'occasione per i veneti di un'ulteriore divisione, ma si capisca che il nemico è fuori, è Roma e non sono i vicini di casa veneti. E il 22 ottobre potrebbe essere anche la data del referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia. Dopo un incontro informale coi comitati referendari per la separazione tra Venezia e Mestre, il vicepresidente veneto Gianluca Forcolin ha incaricato l'avvocatura civica della regione di studiare la possibilità di votare in Election Day con la consultazione sull'autonomia del 22 ottobre. Se non emergeranno controindicazioni giuridiche, assicura, celebreremo insieme i due referendum. Si avrebbe un'ottimizzazione anche dei costi rispetto ai quali noi abbiamo fatto battaglia fino ad oggi proprio per averla come Election Day a livello nazionale. Non vedo perché non si possa fare il 22 di ottobre, appunto riducendo anche i costi di impianto che sono quelli di un referendum normale. Quindi ben venga, però la parola spetta ai burocrati, in fattispecie all'avvocatura. Proprio la questione del referendum sulla separazione è all'origine dell'ennesimo braccio di ferro interno alla maggioranza veneziana tra la Lega e il sindaco Luigi Brugnaro. Secondo Forcolin, bene ha fatto la segreteria provinciale del Carroccio a sfiduciare l'assessore al commercio Francesca Davilla, che tuttavia sembra destinata a rimanere in giunta. Credo che si debba anche all'interno della Giunta dare le proprie disposizioni e soprattutto si debba essere coerenti fino in fondo, e quindi se le direttive del partito sono quelle di lasciare legittimamente i cittadini esprimersi, io voto in Giunta anche con un parere negativo e non occorre che mi dilegui o faccia mancare magari il mio numero giusto per non creare imbarazzi. Quindi su questo do atto che insomma la Lega è coerente e chiede conto all'assessore di una posizione che insomma non è proprio ottima rispetto a quelle che erano indicate. Dopo gli oltre 1000 ricorsi che sono stati presentati, la CGIL ha depositato un esposto alla Corte dei Conti contro l'istituto contrattuale delle cosiddette idee vincenti del sindaco Brugnaro, in cui si ipotizza il danno erariale. I dettagli. Idea numero 23807, oggetto asciugamani ad aria, esposizione, buongiorno, apparecchi elettrici di nuova generazione per asciugarsi le mani.
Tanto è bastato a un dipendente del Comune di Venezia per vedersi assegnare un premio di 740 euro sulla base del punteggio assegnato alla sua proposta dalla Commissione di Valutazione. Questa è solo una delle 508 idee vincenti che 697 dipendenti hanno presentato all'amministrazione Brugnaro e per le quali sono stati distribuiti 426.000 euro senza che vi sia stata una verifica delle performance e in assoluta mancanza di rispondenza con la legge e con il contratto nazionale. E così, dopo i 1.136 ricorsi contro il sistema di valutazione del Comune di Venezia, la CGL ha depositato un esposto alla Corte dei Conti. Che speriamo che la Corte indaghi in fretta, faccia il suo lavoro e riesca a fare quello che noi abbiamo denunciato, cioè che c'è un danno erariale, una distribuzione di risorse pubbliche senza nessuna valutazione meritocratica e senza nessuna trasparenza. Il dossier presentato alla stampa oggi è solo una parte della corposa documentazione allegata all'esposto che evidenzia una serie di paradossi. Qui si umiliano i lavoratori e si umilia la macchina comunale. Si danno più di 500 euro a chi propone interruttore crepuscolare, se ne danno più di 700 a chi propone di distribuire stivali, se ne danno più di 700 e si arriva quasi a 2.000 euro a chi propone di utilizzare droni per la polizia locale o istituire palestre o mense. Questo non è un modo per premiare chi lavora, ma un modo di accontentare alcuni. Un sistema che la CGL respinge al mittente, che sarà motivo di scontro al tavolo della trattativa convocato per mercoledì prossimo. Sarà un momento difficile se si pensa di utilizzare le risorse pubbliche in questo modo. Se si vuole rilanciare la macchina comunale, discutere di un decentrato che innova, migliora i servizi ai cittadini e investe sulla qualità dei diritti di cittadinanza. Criminalità, spaccio, degrado, ma non solo. Per questo a Mestre è nato un nuovo comitato cittadino. Ci sono festini abusivi tutte le sere, anche qui all'Associazione Wani, Unione Africana Italiana, che non rispettano assolutamente gli orari del vivere civile e costantemente fanno risse, le risse coinvolgono altri cittadini che vogliono vivere normalmente la città. È insopportabile questa situazione, un urinatoio a cielo aperto, prostituzione ovunque, spaccio, delinquenza. Stanchi di una situazione che non vede via d'uscita, un altro folto gruppo di mestrini si è unito dando vita ad un nuovo comitato contro l'illegalità, il CPTP, Comitato Via Piave, Trento e Piraghetto. Non mi sento sicura, specialmente a certe ore della sera, oltretutto che è abbastanza sgradevole per un senso di quieto vivere, certe scene a cui ho assistito vicino a delle isole Veritas, dove in pieno giorno mi sono trovata gente che faceva pipì, che si drogava e non si fa nessun riguardo, persino quando vede donne e bambini. Questa cosa deve finire. Secondo noi ci sono molte attività che non sono in regola, non sono assolutamente controllate. Noi sappiamo che alcune di queste attività fanno da assisti ed è difficile, ed è veramente difficile vivere, anche perché se noi dobbiamo evitare qualcuno a casa ci vergogniamo di evitare parenti, ok, perché c'è il pericolo che possano succedere risse all'improvviso, come è già successo. Per istituire questo nuovo comitato i residenti si sono avvalsi dell'aiuto del comitato Marco Polo, noto per numerose battaglie, tra cui quella contro il centro culturale di via Fogazzaro a Mestre. Hanno chiesto a noi, con la nostra esperienza, di aiutarli ad iniziare il percorso. Da parte nostra c'è tutta la disponibilità. Abbiamo intenzione di contrapporci all'illegalità che c'è in questa zona e cercare di spazzare via tutto quello che non è a posto in queste vie di Mestre. Devo dire che la situazione qua è veramente drammatica. Possiamo osservare proprio a due passi da noi delle pozzanghere di liquido. Non è acqua, bensì trattasi di urina umana. Questi contenitori servono da paravento per quanti decidono di urinare e si tratta delle persone che stazionano abitualmente qua all'angolo della via. Andiamo a Chioggia, dove a causa della grandinata di Pasqua, ma non solo, il 35% delle produzioni di radicchio è a rischio e intanto a Venezia torna l'acqua alta. Non bastavano gelo e siccità dei mesi invernali, la grandinata e le temperature prossime allo zero delle giornate pasquali hanno dato il colpo di grazia alla produzione del radicchio di Chioggia IGP. Eppure, se non è facile fare una stima dei danni, si calcola che una perdita complessiva del 35% della produzione possa essere veritiera. Per stare in linea con i pesi dell'anno scorso si doveva al mercato di Brombolo, che è il mercato del radicchio, consegnare circa 1700 quintali al giorno, ne vengono conferiti intorno ai 1200, 1300, 1000 anche,
e quindi questo dato viene confermato. L'ondata di maltempo è stata simile a quella che si abbatté 17 anni fa sulle principali zone di produzione tra Isola Verde e Calina. Impraticabile la prevenzione, troppo estesi i campi, ettari e ettari che è impossibile mettere al riparo. Sarà una produzione, come dire, a scalare, e le piantine più novelle, diciamo, quelle che erano più tenere, quelle che erano state tolte le coperture per ultime, hanno subito più danni. Le previsioni del tempo non fanno ben sperare neppure per i prossimi giorni. L'ARPAV annuncia l'arrivo di una depressione artica che interesserà la nostra regione tra mercoledì e venerdì, quando saranno più probabili rovesci e temporali in pianura, nevicate in montagna. Con l'inizio della settimana a Venezia sono tornati cielo coperto e acqua alta. Il centro previsioni maree ha annunciato un picco massimo di 85 cm per stasera, mentre per i giorni successivi la situazione sarà più problematica. Due picchi sono previsti per le 23 di domani, fino a 100 cm, e per le 23:30 di mercoledì, quando il livello dell'acqua dovrebbe attestarsi sui 105 centimetri. All'antica tradizione della festa del patrono si è ormai stabilmente aggiunta quella recente ma consolidata delle polemiche tra questura e indipendentisti veneti sul raduno in piazza San Marco. La festa di San Marco del 25 aprile non è un evento politico, ma sociale e culturale, secondo il consigliere Giovanni Giusto, delegato dal sindaco a organizzare i festeggiamenti del patrono. Una risposta a quanti temono l'ormai consueto raduno spontaneo di indipendentisti, al punto che la questura di Venezia ha indirizzato una diffida a 43 associazioni venetiste, ricordando il divieto di manifestare in area marciana. Non cadiamo nelle trappole di chi non vorrebbe, perché attraverso il simbolo di San Marco riconoscono altre cose che noi in quel giorno invece non vogliamo sicuramente rivendicare. Quel giorno è la festa del patrono, c'è qualcuno che non gli va bene ed è per questo che cerca di buttarlo in cacciarra, va bene, cercando di sminuire quella che è l'importanza di quel festeggiamento e buttandolo soprattutto sotto l'aspetto politico. Negli anni precedenti l'attuale amministrazione, ricorda Giusto, nulla veniva organizzato per festeggiare il patrono. Per questo è nata l'usanza dei raduni spontanei di quanti si riconoscono in San Marco, a prescindere dalla politica. Festeggiamento che coinvolge tutti coloro che in San Marco si ritrovano. E per fatto culturale, per fatto storico e anche religioso. Quindi trasversalmente chiunque si riconosce può liberamente venire in piazza San Marco e festeggiare con noi il nostro finalmente santo patrono recuperato. Contro il divieto della questura interviene anche l'avvocato Alessio Morosin, storica voce dell'indipendentismo veneto. Sono in piazza San Marco insieme a migliaia di altre persone, attacca. Voglio proprio vedere come la Digos riuscirà a fare distinzioni. Questo divieto è un'indagine del pensiero e un atto di prepotenza da parte di uno Stato che a quanto pare non ha di meglio da fare. Alla festa del patrono andrei comunque, anche se non fossi un indipendentista. Apriamo ora la pagina dello sport con una grande notizia, tanta festa nel mondo calcistico veneziano. Il Mestre si è guadagnato la promozione in Lega Pro. Ieri domenica 23 aprile è una data importante per il sottoscritto, per la nostra squadra, per il Mestre, per la città, per tutti i suoi tifosi. Dopo tanti anni il Mestre torna tra i professionisti. Giornata storica per il club arancionero. Dopo la delusione con la Triestina, il Mestre non si è lasciato scappare il match point, guadagnandosi la promozione in Lega Pro con una goleada d'autore sul campo veronese del Vigasio, a pochi mesi dal ritorno al Baracca con un 4-1 finale. Affronteremo quindi con serenità, con l'impegno di sempre, anche il prossimo appuntamento con il prossimo campionato. Lega Pro, la società si sta già adoperando per rendere adeguato l'impianto del Baracca per poi poter vedere iniziare la propria squadra sin dall'inizio nel proprio impianto di casa. Grande festa dunque per i tifosi mestrini e non sono mancati i complimenti del sindaco Brugnaro. Forza Mestre e grazie a tutti i tifosi mestrini e a Mestre come città che grazie penso a questo ottimo risultato, importante obiettivo, avrà modo di appassionarsi ancora di più a questi storici colori arancioneri. Forza Mestre! Gli arancio-nero-verdi invece hanno pareggiato con il Gubbio, ma la testa di mister Inzaghi è tutta verso il prossimo impegno in finale di Coppa Italia Lega Pro. E fra 20 anni si ricorderà questo Venezia,
perché andare a vincere 13 partite fuori casa in Lega Pro penso che non ci riuscirà nessuno, non c'è mai riuscito nessuno, in Europa non c'è riuscito nessuno, per cui non so, che è un'impresa difficilmente battibile. 9 gol in trasferta nel campionato, 13 vittorie, 3 pareggi, 16 risultati utili consecutivi. Il Venezia dei record, già promosso in Serie B, non smette di stupire, pure se ieri col Gubbio la squadra si è dovuta accontentare di uno 0-0. Ora però spazio alla finale di ritorno della Coppa Italia Lega Pro contro il Matera. Noi avevamo un grande obiettivo, che era tornare in Serie B. Abbiamo reso tutto semplice agli occhi di tutti, ma secondo me abbiamo fatto qualcosa di incredibile, perché era un girone molto complicato e non l'abbiamo vinto, l'abbiamo stradominato, e questo deve esserci, insomma, di grande orgoglio. L'obiettivo era questo principale, la Coppa, e non ci abbiamo mai pensato. È chiaro che pian piano ci siamo trovati, proprio perché questo è un gruppo eccezionale, in finale di Coppa Italia, e poi avremo anche la Supercoppa, per cui adesso a questo punto ce la giochiamo. Per il suo Venezia, che sta scrivendo la storia, Inzaghi ha parole di entusiasmo, specie per la mentalità sviluppata dal gruppo già dalla preparazione. Per mercoledì Inzaghi punta a recuperare Cernuto e Domizzi ed esorta i tifosi a sostenere la squadra. Penso che cercheremo di fare una bella partita, speriamo che venga un po' di gente, il più possibile, un orario strano, però insomma, mi piacerebbe poi domenica con l'Albino Leffe, quando insomma alzeremo la coppa della vittoria del campionato, portare anche un'altra coppettina non sarebbe male, insomma, per la nostra gente e anche per noi. È andata bene sul fronte del basket, l'Umana Reyer mantiene il secondo posto. Con una grande prova di carattere, l'Umana Reyer al Palasport Taliercio ha avuto la meglio su Varese, reduce da 7 vittorie nelle ultime 8 partite, con un risultato finale di 87-81. Nonostante tutte le assenze, vinciamo la guerra al rimbalzo di 2 rimbalzi, 43-41, chiudiamo con 24 assist, confermiamo ancora questa nostra volontà di chiudere tra le prime 4. È un gruppo che ha uno spirito di sacrificio e soprattutto una duttilità pazzesca, soprattutto perché ha voglia di sacrificarsi, e questo si rivede poi nelle cose tecnico-tattiche, perché non è solo cuore come sento spesso. Con la vittoria su Varese gli Oro Granata continuano a mantenere il secondo posto a 2 giornate dalla fine della regular season, e ora si pensa a Tenerife. Siamo molto felici di questa vittoria, perché ci permette adesso di staccare, pensare al campionato fra 10 giorni, andare con la mente molto serena e libera a giocarci questa fantastica occasione nelle Final Four, e quindi una stagione che definire grande mi sembra per ora ancora abbastanza riduttivo, però siamo molto contenti. E vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21.05 con Iceberg, ospiti della puntata Carlo Fattuzzo del Partito Pensionati, Mirko Rota, FIOM CGL, Alessandro Sorte di Forza Italia e Marco Cappato di Radicali Italiani. Argomenti della serata: migranti in hotel, continua lo scandalo, 25 aprile di polemiche, alle 21.05 Iceberg. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata, arrivederci. Le previsioni per domani: poco o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più significativi sulle zone montane e schiarite anche ampie in pianura. Precipitazioni in prevalenza assenti in pianura, possibili in montagna, specie nella seconda parte della giornata. Temperature massime in aumento.